Dall'ospedale al territorio, anche questo è un modo per fare cultura. Sì, questa è un'iniziativa ehm, che parte appunto dal fatto che oggigiorno l'educazione alla salute fa parte della cultura perché viviamo più a lungo, ma viviamo purtroppo spesso con patologie e anche invecchiando, quindi questo significa che dobbiamo imparare determinate stili di vita. Oggi se ne parla tanto di salute, però il valore del contributo degli esperti è sempre fondamentale. E in questo senso ringrazio tantissimo la, il COC che de ha deciso di collaborare con noi in questo progetto di serate di divulgazione su temi che interessano tutta la popolazione, che vanno dal mal di schiena, il famoso mal di schiena, piuttosto che all'invecchiamento, all alle malattie cardiovascolari. Però l'importanza è proprio il fatto di dare degli strumenti ai cittadini che permettano di diventare più autonomi. E queste lezioni come eh, si svolgeranno? Chiamiamole lezioni tra virgolette, naturalmente questi incontri. Certo, Beh, ognuno di noi credo che i relatori delle varie serate abbia scelto il suo profilo, il suo metodo per, per rapportarsi con la gente. Io personalmente penso che non farò la classica lezione universitaria piuttosto che la, la solita conferenza o convegno. Io penso che chiederò alla gente di cosa vuol parlare. E in base a quello che loro mi chiedono cercherò di far vedere anche alcune immagini, alcuni, alcuni elementi magari letterari che possano portarsi a, a, a sviscerare in modo elettronico. Quella che può essere la base di quella patologia. Quando si parla di prevenzione, ovvero che bisognerebbe star bene prima di andare in ospedale, è vero. Sì, beh, prevenzione è fondamentale, quindi credo che il messaggio finale di, di quello che tratteremo eh, sarà proprio questo: cioè, ginnastica per quel che riguarda la schiena, per l'ostoporosi, per l'artrosi, per le, card le patologie cardiovascolari. Eh, è sempre prevenzione eh, che passa attraverso vari canali che possono essere la ginnastica, il movimento, l'alimentazione e la vita sana.